se dovessi tracciare una differenza forte fra l'uso mio e quello di Alessandro Mendini, è che per me è veramente più pelle, quindi segue le anse, entra nelle concavità del corpo e dell'architettura. Alessandro usa il mosaico molto di più come dei pastelli, no? Lui disegna col mosaico. Forse anche è stato questo interessante per Bisazza, cioè passare da una dimensione pittorica ad una dimensione scultorea. I think of you.